La vicenda Rixi si apre, si chiude velocemente con le dimissioni, ma Salvini mastica amaro. Un no, due no, tre no, quattro no, cinque no, sei no. Se si lavora, si va avanti. Se si continua a bisticciare, l'Italia non ha tempo da perdere, la Lega non ha tempo da perdere. Il vicepresidente del Consiglio, che sembra parlare da presidente, rilancia le proposte del Carroccio, dal condono fiscale al 20% alla flat tax, e incontra il ministro dell'Economia Tria per concordare la risposta alla lettera inviata da Bruxelles per chiarimenti su debito e conti pubblici. No a manovre bis, rassicura anche lo stesso titolare di Via 20 Settembre, ma le tensioni post-elettorali non accennano a placarsi, sebbene guai a parlare di caduta del governo e voto anticipato. C'è il rischio di un ritorno anticipato al voto? Ma assolutamente no, perché abbiamo così tanto lavoro da fare che l'idea di tornare al voto vuol dire fare non un dispetto, ma proprio una rovina per gli italiani. Noi vogliamo andare avanti, c'è tanto. Sulla piattaforma Russo continua intanto il voto su Di Maio fino alle 20. Dopo le blindature di Grillo e Casaleggio, l'esito appare scontato, ma il malessere grillino è destinato a persistere.